Luigi De Sanctis, dirigente della Lazio, arrivato qui ad Arco con un messaggio speciale, un messaggio che arriva direttamente da Amatrice per i volontari, per i cittadini trentini. Bene, sì, sono qui nella duplice veste sia di dirigente della Lazio Calcio, ma anche come amatriciano doc, nel senso che sono nato ad Amatrice, risiedo ad Amatrice e poi come volontario anch'io faccio con la Lazio Calcio. Però diciamo, sono venuto qua anche per ringraziare il popolo trentino in quanto si è prestato notevolmente alla realizzazione della scuola, alla realizzazione di diverse strutture, di un ponte, alla realizzazione di una tendopoli efficientissima ed autonoma, che in un momento di terremoto non è stato poco, credetemi. Questo senza sbandierare nulla, però. Senza sbandierare nulla, infatti diciamo che se ne sono andati via, quasi non ce ne siamo accorti, ma ce ne siamo accorti per l'inefficienza che c'è rimasta, diciamo così, ecco. Anche un gadget speciale con lei, una maglia, giusto? Una Beh, felpa. sì, noi di Amatrice abbiamo la felpa che ci contraddistingue un po' da tutte le parti, diciamo così. È la felpa di Amatrice che indossiamo in tutte le occasioni. L'avrete vista molte volte in televisione, il nostro sindaco la indossa continuamente. Ho portato in dono al torneo, diciamo, Beppe Viola, una maglia di Amatrice. Che esperienza è stata per la Lazio al torneo? Beh, Uscita da imbattuti? usciamo da imbattuti, purtroppo però ce ne torniamo a casa, però a favore di un Partizan che ha meritato di passare il turno, diciamo così, non siamo stati eccessivamente concreti. Un'esperienza. Il suo ricordo più bello del trofeo Beppe Viola? Il ricordo più bello è un incontro di calcio fantastico con allenatori Simone Inzaghi e Pippo Inzaghi. E vincemmo noi, infatti passammo in finale, poi purtroppo perdemmo contro il Verona, però fu una bellissima esperienza, una bella cosa anche per il torneo, infatti ha avuto un grosso successo proprio perché poi ci chiamarono in parrocchia da tutte le parti questi due fratelli che erano approdati, insomma due campioni che venivano dalla Serie A che diventavano allenatori.